Ah, iniziamo subito nell'acqua. Vi ricordate, no? L'ambientazione del gioco è ambientato su una sorta di nave da crociera. Little Nightmares. Perché? Cos'è che mi tira giù? Era un sogno, un incubo. Oh, tra l'altro ve li ricordavate tutti quei bambini che dormivano quando siamo fuggiti con Six? Vediamo il nostro bambino. Allora, intanto ha una sorta di cavigliera. Non so se... probabilmente lo legavano. Vedete, ha una specie di lucchetto, una cavigliera proprio al piede. Io non mi ricordo come ci si muoveva su sto gioco. Allora, com'è che ci si muoveva? Piano piano? No? Non così? Così. Così ci muovevamo piano. Così saltiamo. Proviamo a fuggire da qui. Da sta parte. Eccolo, vai, braccia lunghe che insegue i bambini. Ma c'è una fuga di bambini. Che a quanto pare non è l'unico lui che è riuscito a fuggire. Sta riportando indietro. Aspettiamo che lo porti. Qui ragazzi, mors tua, vita mia. Vita mea. Dobbiamo fare. Una stanza con dei disegni? Con delle manine, tra l'altro. Ma cos'era la stanza di Six, questa? E un letto ribaltato, quindi praticamente chiunque fosse la persona che è fuggita da qui, e secondo me era Six, si era creata una sorta di passaggio togliendo le assi dal pavimento. Cos'era quella cosa nera schifosa che stava lì sotto? Oh! Madonna, mi sono presa un accidente! Mi sotto! Partito l'acuto. Siamo riusciti a morire subito, istantaneamente. Io adesso scappo da quella roba lì schifosa. Vai via. Guarda, ci insegue. Quel pirulo. Ah, ve la ricordo. Ma chi è? Dicevo che era Six. Ragazzi, non è che è Six per davvero. Però non vedo l'impermeabile. Non riesco a fare a meno di guardarla. Qui dovremo scendere. Secondo me dobbiamo andare ad aiutarla. Non è Six, no, non credo sia Six. Dobbiamo scendere da qui. Tanto poi... questa è la stessa zona dove eravamo con Six e possiamo riuscire a tornare. Non mi ricordo come si corre. Ah, così si corre. Com'è che fugge la bambina? Io volevo salvarla. No, no, non è pietrificata la bambina. No, no, è fuggita. Vediamo se riesco a comunicare con lei. C'era un'altra porta dall'altra parte. Spero di non aver perso niente. Si è chiusa. Bambina? Ma stiamo tornando indietro. Vi ricordate? Noi con Six eravamo fuggiti dall'altra parte. Noi di qua stiamo tornando indietro. Sì, siamo nella stanza dei giochi. Oddio, adesso dov'è che è andata quella lì? La carta igienica, mamma mia. È vero che tiravo la carta igienica da tutte le parti. Inseguiamo la bambina, anzi, vediamo come inseguire la bambina. Ehi! Mi lanci giù qualcosa, no? Ma così, sei così stronzo? Vabbè, allora probabilmente possiamo utilizzare questo. No. Come si faceva a prendere le cose? Non mi ricordo come si... Ah, ok. Era con R1 che ci si aggrappava alle cose. Mettiamo la scatola qua sotto. Ok, così dovrebbe andare bene. E si sale. Non è vero. Dai. Perché non riesce ad aggrapparsi? Ah, ecco. Dicevo, Six ci riusciva. Cos'hai meno di lei? Eh? Ok, la bambina fugge. Corda. E proviamo a fuggire anche noi.
No, comunque non è Six, almeno non credo. In realtà potrebbe benissimo essere Six, magari è fuggita e poi si è messa all'impermeabile. Però mi sembra strano che non si fosse mai... cioè, non si è mai accorta di un bambino che correva dietro di lei? Non lo so. A meno che la parte che noi abbiamo visto con Six sia parecchio dopo. Arrampicati. Allora, vediamo di riuscire a passare anche noi qua nel buco. Olè. Un tombino. Ma prima proviamo ad aprire questo trita rifiuti. Cos'è un trita rifiuti? Aspetta. Dai, ce la puoi fare. No, troppo pesante. Non ci riesce. E qui non c'è nulla. Quindi scendiamo anche noi. Sicuramente la bambina sarà scesa. Alla faccia. Meno male che c'era l'acqua. Vai, sali. Vai, montiamo un po'. Penso che non ci siano problemi. Qui non mi fa salire però, sì, invece. Sì, fa salire. Sono io che provo sempre le cose sbagliate. Ah. E lì come ci arriviamo però? Vediamo se riesco a trascinare uno di questi cosi nell'acqua. Lo dobbiamo tirare fino in fondo, in modo da riuscire a saltare. Ok, ci siamo. Vai, salta su. Riesci, sì. Vai, entra, bambino. Oh, una luce. Oh. E abbiamo anche noi la luce. Come si utilizza, però? Ah, così. Vai, teniamola accesa, direi che è il caso. Tra l'altro, meglio ancora dell'accendino. Abbiamo proprio una torcia. No, 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 che schifo. Corri, 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 corri. Corri, corri, corri. Quelle robe nere ci fanno fuori in 2 secondi. Altre robe nere. Accendi la luce. Non so se posso fargli tipo paura con la luce. Non credo. Corri. Ciao, pioppo. Cosa sono quelle robe nere lì? È la torcia della bambina, quindi la bambina è morta? No. Vai. Vediamo che arrivino qua. Ok. Di qua. Bravi. Via. Corri. È ansiogeno sto momento. Ok, questa lì. Pronti a scendere subito. Vai. Giù. Cioè, adesso, io non voglio dire nulla a questo povero bambino, perché poverino, cioè, già sta fuggendo. In più io lo faccio morire ogni 2 secondi. Però, porca miseria, se ero io che mi seguivano, se fossi stata io, ma avrei corso alla velocità della luce, penso. Non così, cos'è? Questo è un trotto. Stai trottando, amico. Non puoi trottare. Devi saltare in modo decente. Correre in modo decente. Ah, ma c'era il barbatrucco. Va bene. Wow. Corri. Corri. Ok, forse ce l'abbiamo fatta a sto giro. Dovevo semplicemente correre e saltare. Dall'altra parte. No! Oh! Ti ho visto, cosa stavi facendo. Non lo fare mai più, bambino. Non farlo mai più. Non c'erano così tanti cosi neri quando c'era la nostra piccola Six. Oh, il vestito della bambina. Oh mio Dio. Cosa le è successo? Bambina, stai bene, eh? Perché ho trovato il tuo vestito e tu non ci sei? Secondo me non se l'è tolto. Mi viene tanto da pensare che sia finita male. Via dai melmosini. Come i melmosini, i nostri melmosini di Resident Evil. Vai, magari utilizziamo anche la luce, qua è meglio. Ok. Qualcosa. Tutto. Oh, non è vero. Afferriamo. Tiriamo. Via. Tutto al buio. Oddio, è una bambola.
Ma mi ha preso, mi sono presa malissimo. Sembra un Pinocchio, tra l'altro. Un burattino di legno. Chissà se voleva dire qualcosa quel burattino. Ah! Ok. Siamo stati abbastanza veloci a salire. Per una volta. La bambina secondo me è finita malissimo, ragazzi. Mi piace, ma... non credo proprio che sia sopravvissuta a tutto ciò. Se mi butto qua muoio? No. Ok. Però quella bestia lì mi metteva un attimo ansia. Forse dobbiamo spaventare quel coso? Yuhu! Salve! Vabbè, colpa mia, sono andata lì a dargli fastidio. Ah, ok, quindi andare in basso andava bene. Forse gli devo tirare qualcosa? Vediamo, Ma che si lanciava? Sì, vabbè, un pochino più di sprint. Wow! Oh, oh, oh! Mi stanno inseguendo! Che bello! Corri! Com'è che si correva? Corri! Wow, ok, ce l'abbiamo fatta. Gli abbiamo dato fastidio e li abbiamo fatti spostare. Volevo vedere la faccia del bambino, ma ha tutti sti capelli in faccia e non riesco a vedere. Cos'è? Ho sentito qualcosa. Qui? Dobbiamo buttare, cadiamo. Ok, c'è dell'acqua. Sì, ma considerando quella bestia che è uscita dall'acqua prima... se usciamo dall'acqua... se usciamo subito dall'acqua mi sa che è meglio. Sali. Ah, bene, bene. Ho visto una leva e un topo. Hai fame, bambino? Vi ricordate quando Six si è mangiata il topo? Bellissimo. Non so perché lo stiamo facendo. Prova a tirare, magari. No, ok. Sì. Ah, ecco, c'è la leva dall'altra parte. Si è acceso. E adesso forse riusciamo a spingerlo. Ah, dobbiamo riempirlo d'acqua per riuscire a fare il giro. Dobbiamo inondare tutto il posto. Probabilmente, non so se è la stiva, stiamo riempiendo d'acqua la parte inferiore della nave. Ecco. Dobbiamo riuscire forse ad allagare così tanto. No? Ma devo solo essere più rapida e buttarmi direttamente dall'altra parte. Se ci buttiamo direttamente da qui, no? Dovremmo essere subito davanti. Oh yeah. Madonna, se è buio. Questa parte mi ricorda incredibilmente la sirena di Inside. Allora, vediamo di salire. Vai su, riesci? Sì. Fa proprio fatica ad afferrare le cose. Probabilmente Six aveva le mani più prensili. Allora, qui come ci arriviamo sopra? Ah, c'è una grata. Aha. Vai, giù nell'acqua. Eccolo di nuovo. Nuota, nuota, nuota. Ok, pronti a saltare sul divano. È una cosa che io faccio molto volentieri, ma non quando sono inseguita. Ok, poi. Vai, rincorsa. Via. Vai, sali, sali, sali. No, sali! No, ragazzi, a me quella cosa mi mette ansia. Spiegati, spiegati. Dai, la scala, la scala. Ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo. Mamma mia! Ok! Oh, no, vabbè, ma non vale! Oh. Salta, salta, salta.
Non potevo prenderci neanche un secondo qui. Ecco, stavo cadendo. Ok. Allora, adesso cerchiamo di fare il giro dall'altra parte. Troppo alto. Nuota, per favore, bambino. Tanta. No, sono caduta. Sono caduta. Non ci vedo niente. Vai. Ok, ci siamo. Vedete, allora avevo ragione che era da prendere quella bottiglia. Sì, probabilmente sono dei collezionabili. Sì, sì, saranno tipo degli achievement. Qualcosa per un achievement. Ok, qua dobbiamo essere molto rapidi. Brigati, per favore, bambino. Sali, sali. Sali. Op. Ok, da che parte? Cos'è? Un'esca quella? Qui ci possiamo arrampicare. Ah no, no no, però aspetta, non devo saltare così. Proviamo a metterci più di lato. Ecco, qui dovrebbe andare bene. Vai, di là su. Oddio. Lo stava tenendo. Così è abbastanza in alto, secondo me può bastare. Arriviamo. E non è troppo in alto. Pronti? Via. Ok, avanti e indietro. Oissa. Oissa. Wow. Qui cosa c'è? C'è questa roba? Una testa di pesce. Ah, delle teste di pesce con cui probabilmente... Forse dobbiamo lanciarle dall'altra parte in modo che lui vada di là per mangiarsele, no? Di questa, vai. Vado, mangiati le teste di pesce così lo ruoto tranquillamente dall'altra parte, giusto? Sì, no. Oddio. Oh! Ok, sì, ha funzionato. Dovevo lanciargli le teste di pesce.